Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, rieccoci insieme, continuiamo la nostra puntata di oggi e ci spostiamo, almeno per quanto riguarda l'ambito di interesse, verso l'11 di aprile. L'11 di aprile è quando ci sarà la giornata mondiale, insomma le giornate intorno alla giornata mondiale Parkinson, in particolare l'11 di aprile è la giornata prescelta dalla Diaconia Valdese insieme all'Associazione Giovani Parkinsoniani, ai tre molini del Pinerolese, per appunto proporre un momento di approfondimento proprio sulla malattia del Parkinson, come era già stato fatto l'anno scorso, sempre nello stesso periodo all'incirca. Ne parliamo insieme a Marcello Galetti, che è con noi in studio e che salutiamo. Buongiorno Marcello, bentornato, responsabile settore innovazione e sviluppo Diaconia Valdese Valli. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua con noi. Sono un paio d'anni che la Diaconia Valdese lavora sul tema del Parkinson. Già l'altro anno, Marcello, ci accennavi al fatto che è un ambito nuovo, è un ambito di scoperta anche per la Diaconia Valdese, però è una scoperta che state facendo insieme ad altri. È proprio così, sono due anni che abbiamo questa bella collaborazione con l'IGP, che è l'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, e con il gruppo di iniziativa locale Tremolini, che lavora sul Pinerolese. Abbiamo questo protocollo d'intesa che regolamenta un po' la nostra collaborazione, ed effettivamente, ne chiacchieravamo prima, è una bella collaborazione perché, come dire, avendo a che fare direttamente con delle persone che vivono con il Parkinson oppure che ne sono familiari da tempo, nel lavorare insieme per creare delle cose utili si va dritti al punto, perché non c'è bisogno di immaginare, studiare, indagare, copiare dagli altri, che è quello che abbiamo fatto su altri ambiti. Si collabora direttamente con loro e quindi si dice: cosa vi servirebbe, oppure in questa situazione che voi avete vissuto cosa avreste voluto avere, e quindi si va dritti al punto. Noi non mettiamo come dire una conoscenza specifica in questo lavoro, mettiamo il resto, mettiamo la nostra capacità di fare rete con i nostri contatti sul territorio, la comunicazione, gli aspetti logistici, ma il succo, la ciccia, diciamo così, del lavoro, dei temi sui quali lavorare, la mettono loro. Questo è molto arricchente e facilita anche molto il lavoro. Certo, beh, insomma, lo slogan del lavoro della Diaconia da sempre è la persona al centro, ma in questo caso davvero è molto concreto, ecco, questo slogan che si concretizza davvero nel chiedere e cercare di dare delle risposte il più possibile vicine a quelle che sono le aspettative e i bisogni proprio delle persone. Persone malate di Parkinson che, dicevamo prima fuori onda, sovente faticano non poco ad avere una diagnosi, o comunque un avvicinamento alla diagnosi. Insomma, c'è un percorso a volte anche molto faticoso psicologicamente, perché non è semplice, a volte ci si perde poi tra varie tentativi di terapie, di cure, che poi però non sono efficaci, e quindi questo mi sembra sia un aspetto su cui state lavorando molto, Marcello. Sì, stiamo lavorando su una ipotesi di percorso di adattamento alla diagnosi, l'abbiamo chiamato così. Anche questa cosa non ce la siamo inventata, tutte le volte che vengo a raccontare cose che abbiamo copiato dagli altri. È giusto anche prendere quello che ti è stato fatto di buono. Il buono, certo, c'è chi ha costruito le sue fortune su questo modus operandi. No, allora è un in realtà in altre regioni si fa un lavoro simile sulla demenza. L'ispirazione è venuta da lì. In Veneto c'è una piccola associazione di Padova che fa un lavoro simile sulla demenza, io li conosco bene, quindi l'idea è venuta da lì. L'idea è quella di costruire un ciclo di incontri rivolto a persone che hanno avuto recentemente una diagnosi di Parkinson e ai loro familiari, perché anche qui, come nella demenza, non si prescinde dalla presenza dei familiari, dei caregiver, o mi piace di più dire dei curacari, anche questa non me la sono inventata io. Che fanno parte del percorso. Assolutamente. Che cosa può servire ad una persona alla quale è stata recentemente fatta una diagnosi di Parkinson, senza che questa persona debba andare a cercare informazioni magari su internet, dove si trova di tutto? A qualunque, sì. Quindi l'idea è quella di costruire un ciclo di incontri che
come dire, tramite professionisti del campo, naturalmente, innanzitutto la neurologia dell'ospedale del Pinerolo, con la quale c'è una bella collaborazione, diano le informazioni corrette su tutti i vari, diciamo così, capitoli che interessano la persona e i suoi familiari, e poi che serva anche come occasione per agganciare, ed essere agganciati, ed essere in relazione con gruppi quali i Tremolini, che fanno tutto un discorso di socialità, di lotta alla solitudine, che spesso colpisce sia la persona con Parkinson che i loro familiari. Però ecco, allora, questo è un percorso in costruzione, non ci siamo ancora assolutamente arrivati, ci stiamo lavorando insieme, noi, i Tremolini, l'IGP, la neurologia di Pinerolo, e torno a quello che dicevo prima, è interessante perché si è partiti direttamente dai bisogni e dai vissuti che sono stati precedentemente vissuti, scusate il gioco di parole, dalle persone, e quindi la domanda iniziale è stata: tu come l'avresti voluto questo momento, al di là della pesantezza evidentemente della comunicazione? E da lì si è partiti per provare a costruire questo esperimento. Non sappiamo come andrà, probabilmente ci vuole ancora qualche mese per arrivarci, però ecco, quello che voglio sottolineare è che è un'idea basata proprio sui bisogni delle persone, per far sì che chi, come dire, si fa tesoro dell'esperienza, ecco. Certo. Mettiamola così. Torniamo anche alla, diciamo, all'idea, ecco, che ci ha dato lo spunto per questa chiacchierata, ovvero questa giornata, l'11 aprile, giornata organizzata dalla Diaconia Valdese all'Hotel Cavalieri in Stradale Orbassano a Pinerolo, una mattinata più che altro di lavori, ci si potrà fermare anche poi per il pranzo eventualmente, e però la cosa interessante è davvero la possibilità di poter ascoltare e intervenire anche rispetto a numerosi ambiti. È una mattinata molto ricca, Marcello, c'è un cronoprogramma veramente dettagliatissimo. Ora andiamo un po' per macro temi, alcuni li abbiamo già anche accennati, su cosa punterete questa mattinata in particolare? Ma allora, intanto voglio spiegare perché è solo una mattina, perché magari, certo, è vero, non è scontato nel senso che le persone con il Parkinson al pomeriggio hanno più difficoltà, e quindi il convegno è solo di mezza giornata intenzionalmente. Proprio per questo motivo sarebbe assurdo, voglio dire, organizzare insieme a persone con Parkinson un convegno sul Parkinson e poi non tenere conto di delle questa loro cosa esigenze. Quindi lo voglio dire perché è importante, e credo che stare attenti all'altro voglia dire anche delle cose molto pratiche, come questo. Allora, cercheremo di puntare intanto su almeno due testimonianze dirette, che sono sempre la cosa che più serve a fare sensibilizzazione e a mettersi nei panni di, perché se tu sai che la persona che sta parlando ha vissuto o sta vivendo sulla sua pelle il tema di cui ti sta parlando, lo ascolti con molta più attenzione. Noi facciamo esattamente lo stesso discorso rispetto ai progetti di territorio sulla demenza, che facciamo sempre cercando di coinvolgere delle persone con demenza. Qua il principio è lo stesso. Illustreremo i progetti e le iniziative che stiamo portando avanti, come quella di cui abbiamo appena parlato, piuttosto che di un nascente progetto che vuole cercare di mettere insieme il Parkinson e il golf. Abbiamo appena contattato il golf club di Riva di Pinerolo, con i quali stiamo immaginando di organizzare un momento il 22 aprile, ma di questo magari parleremo più avanti, perché non è ancora organizzato nel dettaglio. Ci sarà un intervento di un nostro concittadino che lavora come ricercatore universitario proprio in ambito Parkinson in un'università canadese di Montreal in particolare. Ci sarà un intervento di una psicologa dell'ASL che andrà a intervenire proprio sugli aspetti emotivi della diagnosi di Parkinson, e poi cercheremo anche di vivere qualche momento un po' di leggerezza e anche di movimento, perché questa è una cosa che soprattutto ultimamente cerchiamo di
curare particolarmente, cioè organizzare dei convegni o degli incontri che non siano unicamente fatti di persone che parlano, di persone che stanno lì sedute ferme ad ascoltarle, perché dopo un po' l'attenzione si perde, subentra la stanchezza, la deconcentrazione, e quindi ci saranno anche in questa occasione, come già è stato l'anno scorso, un momento curato dal gruppo Dancewell, che lavora presso la lavanderia a vapore, coinvolgendo anche persone con Parkinson, pur se non solo persone con Parkinson, piuttosto che un laureato in scienze motorie che nell'ambito di un progetto di territorio che si chiama Integralmente gestisce un gruppo di movimento dedicato espressamente a persone con Parkinson, e quindi, come dire, ci si muoverà anche proprio nel senso fisico, diciamo. Quindi c'è davvero un po' di tutto, c'è sicuramente la sensibilizzazione, c'è la testimonianza, c'è la ricerca, c'è l'attenzione all'altro, c'è lo sport, c'è un po' di tutto in questo percorso che la Diaconia Valdese Valli sta facendo in rete, come ci ricordava giustamente Marcello Galetti, e l'appuntamento per chiunque fosse, insomma, anche interessato a saperne di più è per l'11 di aprile. Segnatevi la data, l'11 di aprile, bisogna prenotare, ma trovate il modo per farlo comodamente sui vari siti di persone della Diaconia Valdese. 11 aprile dalle 9 alle 13, Hotel Cavalieri in stradale Orbassano 21 a Pinerolo. Grazie Marcello Galetti, responsabile settore sviluppo e innovazione Diaconia Valdese Valli, e buon lavoro. Grazie a voi.